perché dovremmo leggere la Divina Commedia a 700 anni dalla sua composizione? Dante non avrebbe dubbi al riguardo. Scrive infatti nella lettera a Can Grande della Scala a cui indirizza la terza cantica che il suo fine è quello di removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum felicitatis, ovvero allontanare l'uomo su questa terra dalla condizione di peccato, miseria e infelicità e accompagnarlo alla condizione di felicità e di beatitudine, cioè alla salvezza. Il viaggio in compagnia di Dante è quindi un viaggio per la nostra felicità e per il nostro compimento, è un viaggio per la salvezza, ma dobbiamo avere il coraggio di fare il viaggio con lui e verificare che da soli non possiamo uscire dalla condizione della selva oscura. Dobbiamo farci accompagnare da una guida come Virgilio che prende per mano Dante con lieto volto e lo immette dentro alle segrete cose, cioè lo introduce alla realtà, lo introduce al viaggio della vita. Dobbiamo guardare in faccia tutto il male di cui è capace l'umanità e di cui è capace ciascuno di noi, e poi intraprendere il viaggio sulla montagna del Purgatorio per purificare i nostri vizi, non da soli, ma con un popolo coeso in cammino, con canti e con letizia per la propria liberazione, e poi salire su di cielo in cielo, guardando la letizia del volto dei santi, perché il paradiso è il sorriso di Dio, come disse Charles Moller. E allora la commedia è un'opera che parla all'umanità, parla all'uomo di ogni epoca e di ogni luogo, tanto che Faridè Madhavi, che ha tradotto la Divina Commedia in persiano, ha scritto che tra i persiani e gli italiani c'è una grande vicinanza. Perché la commedia parla del desiderio di amore e di felicità di ogni uomo. E allora la commedia appare come l'opera più grande che sia mai stata scritta, come l'esito più grande che sia mai stato partorito, come scrisse Charles Moller in Saggezza greca e Paradosso cristiano. C'è soltanto una cosa che supera la bellezza della commedia ed è il volto dei santi, la bellezza del volto dei santi, cioè di coloro che sono stati presi dall'amore di Cristo e che desiderano seguirlo. Nella commedia troviamo una perla di saggezza dopo l'altra, come nel canto terzo del Purgatorio, laddove Dante vede il maestro Virgilio dispiaciuto per un piccolo errore e allora constata: o dignitosa coscienza enetta, come te picciol fallo, amaro morso, cioè tanto più una coscienza è pulita, tanto più percepisce anche un piccolo errore come un grave motivo di rimorso. E poco dopo, quando li piedi suoi lasciar la fretta che l'onestate ad ogni atto dismaga, la fretta toglie la bellezza ad ogni gesto, per cui se vuoi compiere un'azione, compila bene. E poi, pochi versi più tardi, Dante scrive: perder tempo a chi più sa, più spiace. Cioè, tanto più tu sei cosciente della vita e sei cosciente di te, tanto più desideri utilizzare bene il tuo tempo. E nello stesso canto, Dante sintetizza l'umano anelito alla verità, a conoscere il mistero, il tentativo dei filosofi di rintracciare la verità del cosmo con versi che sono di una forza e incisività incredibile. Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. State contenti, umana gente alquia, che se potuto aveste veder tutto, mestier non era partorir Maria, e disiar vedeste senza frutto tai che sarebbe lor disio quietato, che eternamente dato lor per lutto. Io dico d'Aristotile e di Plato e di molti altri.
Se il genio di Aristotele, di Platone e di altri filosofi avesse avuto l'efficacia di giungere a cogliere la verità e il mistero, sarebbero stati loro a descriverlo e a raccontarlo, ma la ragione umana può soltanto spalancarsi a cogliere che c'è un mistero più grande di quanto la nostra ragione possa descrivere e cogliere. E quindi è stato il mistero a rivelarsi all'uomo. C'è stato bisogno della incarnazione del mistero nel seno di Maria. Allora noi dobbiamo intraprendere il viaggio della vita in compagnia di Dante. Abbiamo bisogno di riconoscere la nostra condizione di mendicanza e abbiamo bisogno di riconoscere il nostro desiderio di compimento e di salvezza. Occorre un io risvegliato, un io che abbia il coraggio di camminare in compagnia di altri, il coraggio di camminare in compagnia di Dante.